brava gente, come state? Buonasera Valentina, buonasera Marco, buonasera Andrea, buonasera brava gente. E allora andiamo avanti, oggi mi ha fatto gli auguri a coloro che porta il nome di Martino, perché è San Martino. Domani c'è un altro grande santo che è stato arcivescovo di una delle più importanti diocesi d'Europa, quindi arcivescovo di Milano. Vi facciamo un augurio ai milanesi, San Carlo Borromeo, è stato un grande pastore, ha tenuto moltissimo al suo popolo, alla sua gente. Andiamo avanti, brava gente, ascoltiamo questa parola. Di San Carlo vorrei dire, prima di accedere al Vangelo, perché poi lo leggiamo anche con gli occhi di questa santità, sentite cosa diceva San Carlo a chi lui era il nipote di un papa, il nipote più amato, e lui scrive, dice che l'assenza dalla diocesi di Milano, stando a Roma, gli recava un grande disagio, uno stato di disagio. E vedete, dice lui ad un vescovo che lo va a visitare, vedete la mia posizione, siete consapevoli di ciò che significa essere nipote del Papa, il nipote più amato? Le difficoltà sono infinite, sono giovane e non ho esperienza. Che cosa dovrei fare? Dio mi ha donato l'amore per la penitenza e talvolta penso di entrare in un monastero e di vivere come se al mondo ci fossimo solo Dio ed io. Solo Dio ed io. Quindi aveva questo grande spirito di preghiera, di orazione, di rapporto con Dio, e questo è stato quello che poi l'ha reso un grande pastore con gli altri. Se ci nutriamo di Dio saremo dei bravi papà, delle brave mamme, dei bravi sacerdoti, dei bravi operai, dei bravi giovani. E il Vangelo ci dice questo stasera: vogliamo essere figli del mondo o figli di Dio? Ma ascoltiamo. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disonesto disse tra sé: che cosa farò ora che mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga a casa sua. Chiamò ad uno i debitori del suo padrone e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quegli rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. E allora, brava gente, che cosa ci vuole dire il Vangelo stasera? Ci vuole dire forse che il Signore loda i disonesti? No, non è così. Fa una grande differenza, Signore, tra i figli della luce e i figli di questo mondo. Noi che
vogliamo essere? Prima domanda. Vogliamo essere figli della luce? Sì o no? Vogliamo essere figli della luce? No, lo voglio sentire da voi. Vogliamo essere figli della luce, che operano nella luce, che emanano luce. Che belle le persone che emanano luce, brava gente. E voi un po' lo siete, lo so. Allora, vogliamo essere figli della luce, lo scriviamo stasera. Vogliamo essere figli della luce, no? Figli della luce, Nicoletta, Rita, Giovanni, figli della luce. Questa è una cosa importantissima, figli della luce. Il Signore che cosa? Perché fa questo esempio? Perché dice a noi, a me, a voi, dice, guardate bene, vedete questi come sono scaltri, si danno da fare, si danno da fare per ottenere una cosa, no? Cioè, questo qui era stato preso in flagrante, viene allontanato, questo amministratore che aveva tanti beni, e prima di andarsene via dice, ma che faccio? Questo non lo so fare, questo io ho fatto solo questo, e condona i debiti ad alcune persone. Dice, così, condonandogli i debiti, dopo, quando io sono uscito da qui, mi faranno ospitalità, insomma, mi ospiteranno, mi daranno qualcosa. Quindi fa lo scaltro, no? Era scaltro e continua a fare lo scaltro. Il Signore prende esempio dalla società, da alcuni che forse aveva visto, dice, ma tu guarda sta gente, questi, guarda come sono scaltri, guarda come rubano, no? Ha detto, vedete, questi si danno da fare, e voi che siete figli della luce, vi date da fare, vi impegnate, Questo ci vuole dire il Signore stasera. E penso che sia una cosa, uno stimolo a dire, guardate come si danno da fare gli scaltri, e noi che siamo un po' meno furbi, però dobbiamo agire. Non è un invito alla furbizia, ma è un invito a dire, datevi una mossa. E anche Francesco d'Assisi, io l'ho scritto qua, l'ho scritto titolato sul libro Brava Gente, sveglia, sveglia, che non è la sveglia della mattina, no? Che ci dobbiamo alzare, è la sveglia della vita, cioè essere svegli, no? Brava gente. E qui riporto un passo di San Francesco. Dice, come sono i figli della luce, dice San Francesco? Un modo è che non facciano liti né dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro modo è ancora che vedano ciò che piace al Signore e lo facciano, no? Annuncino la parola, perché essi credono, vedendo loro, credano in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. È bello questa esortazione di San Francesco, cioè dice, datevi da fare perché gli altri poi credano, credano. Noi vogliamo un mondo migliore, brava gente? No, rispondete, volete una società più giusta? Sì o no? Lo domando. Volete delle persone più giuste? Sì o no? Volete una famiglia più bella? No? Sì. Volete? Rispondete sì? Sì? No, lo vogliamo? Bene, allora diamoci da fare, cioè impegniamoci, sveglia, sveglia, cioè bisogna svegliarsi, figli della luce, brava gente. E auguro a me stesso e a voi, proprio sull'esempio del grande santo San Carlo, di essere dei bravi figli della luce, va bene? Mi fermo qui stasera. Avevo scritto qui un altro pensiero, ritorna la testimonianza raccolta da Collins nel libro Rockover si rivolge a Dio. Sentite cosa scrive. Credo nel sole, anche quando non risplende. Credo nell'amore, anche quando non lo sento. Credo in Dio, anche quando tace.
Dio di Israele, sono fuggito per poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo nome. Tu però fai di tutto perché io non creda in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi togliere ciò che è di più prezioso e del mondo, mi puoi torturare a morte. Io crederò sempre in te, sempre ti amerò, sempre sfidando la tua stessa volontà. Ecco, questa è una bella testimonianza di libro. Yosser Rakover si rivolge a Dio, che ne aveva passate tante nella sua vita, e dice: ma io, Signore, credo in te. Ecco qua, ritornata là. No, ne aveva attraversate tante, ma aveva rinnovato sempre il suo credo. Bene, brava gente, allora andiamo avanti, forti, due saluti semplici stasera. Vi ricordo sempre l'appuntamento del 13 per chi può a Roma. Scrivetemi l'email enzo@buongiornobravagente se mi dimentico qualcosa, per chi si vuole prenotare per Roma, per il 13, e andiamo avanti. Sandra Mastrotti mi ha detto che fa un intervento, ha detto fai una preghiera per noi, io ho detto sicuramente, poi faccio gli auguri a Carlo Bottero che fa l'onomastico, un nostro confratello, ai tanti Carlo che portano questo nome, facciamo gli auguri e andiamo avanti brava gente, ok? Buona serata brava gente, per chi si affaccia in questo nuovo giorno, buona giornata brava gente, buon cammino e sempre forti, 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 Io sto ritornando a Scala, domani vado a Torino e ci sentiamo, va bene? Buona giornata brava gente, forti, forti, i prossimi giorni sarò a Torino insieme al premio Nobel per l'economia, Yunus, ma poi vi informerò ancora, va bene? Forti, forti, e poi il 13 ci vediamo a Roma, forti, la vita è cammino, brava gente.